E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Prima cosa che faccio oggi, visto che è il 1º maggio, vi avevo detto che vi facevo vedere un po' gli aggiornamenti sull'andamento del peso. Sono appena tornato da un giretto in bici, ok, giretto prima che iniziasse a diluviare. Vi faccio vedere appunto la pesata del 1º maggio. Ok, 1º aprile su questa bilancia erano 95 kg, adesso vediamo, sono a 91 e mezzo, 92, 91 e mezzo. Ok, 91 e mezzo barra 92, quindi i miei 3 kg li ho persi tutti ragazzi in un mese. Spero di andare avanti così, va abbastanza bene. Appunto in un mese 3 kg sono giusti, un po' pochini, però vabbè, non mi sono impegnato tantissimo con la dieta, visto che ho sgarrato qualche volta, però comunque gli allenamenti stanno dando i loro frutti. Ma adesso partiamo col video. Rieccoci ragazzi, oggi come da titolo volevo un po' parlarvi del mio angolo, tra virgolette, studio, dove vado a montare i video, dove appunto faccio le dirette. Partiamo da qua, questo che è un green screen che ho preso su Amazon. Se vi interessa magari ve ne parlerò meglio. L'ho messo dietro alla sedia, una sedia normale di legno. Che magari fra un pochino andrò a cambiare mettendo magari una sedia un po' più seria, green screen appunto, che utilizzo soprattutto per le live. Infatti sulle live di solito vedete uno sfondo, utilizzo questo appunto con OBS per appunto fare uno sfondo, mettere uno sfondo a piacere. Ma passiamo alla scrivania. Quindi partiamo ragazzi con lo schermo, uno schermo che ho preso dalla Samsung. Guardate qua, se, dovrebbe essere 27 pollici, un 27 pollici curvo. Ok, preso su Amazon Warehouse, ovvero dove vendono roba che gli ritorna indietro, e l'ho pagato davvero poco, 90 euro. Questo, un secondo monitor per quando faccio le live, che arriva dal mio vecchio PC, in più microfono CXT, macchina fotografica. E fotocamera, diciamo mirrorless NX500 della Samsung. Mi piacerebbe anche qua fare un upgrade, visto che comunque mi sto anche appassionando al mondo delle foto. Comunque adesso per un po' userò questa sicuramente per iniziare, poi andrò a fare magari un upgrade. Questa la uso appunto per le live, ma andrò anche a spiegarvi per cosa lo userò, ovvero per fare le foto. Quindi qua mouse sempre della CXT, questo mouse è wireless, senza fili, tastiera invece con filo. Andrò a breve anche qua a cambiarla, ne prenderò una wireless. Qua c'è, vabbè, reparto videocamere, action cam del drone. In più, come vi ho detto, mi sto avvicinando anche al mondo delle foto, quindi ho preso una stampante che fa bene anche le foto qua. Ho fatto un po' di prove, vedete, guardate, escono davvero molto belle. Questo qua, una mia foto all'Umbrail Pass, foto ad Andorra. Ho provato un po' a stampare
e devo dire che escono davvero bene. Stampante della Epson XP 6105, mi sto trovando bene, e anche wifi, quindi vi collegate al vostro wifi e non c'è bisogno di connettere fili, molto semplice. C'ha due, qua si apre lo sportello dove si va a caricare la carta, sotto la carta di carta appunto, e qua c'è il doppio sportello, uno va a caricare la carta normale, uno va a caricare la carta fotografica, e qua, diciamo, sollevando questo, c'è il carrello per l'uscita della stampante. E a primo colpo, visto che è un paio di settimane che ce l'ho, sta andando molto bene, stampa alla grande, quindi consigliatissima. Epson XP 6105. Se vi interessa, ok. Quindi con questo è un po' il mio setup. In più, guardate di qua, c'è la luce che uso soprattutto per le live, infatti per illuminare un po' il green screen che vi ho fatto vedere all'inizio. Questo qua è molto utile perché luce molto utile perché rende il green screen appunto uniforme, di colore uniforme quando fate le live e riuscite bene a mettere un bello sfondo. Green screen e la luce, due luci arrivano, green screen e due luci arrivano nello stesso pacchetto. Magari, non so, vi metto il link Amazon di questo prodotto. Costa sotto i 100 euro e comunque due luci del genere, due softbox si chiamano, e il green screen. Molto molto semplice, ma fa il suo lavoro molto bene. In più, visto che vi ho detto prima che mi sto appassionando, cioè vorrei entrare un po' anche nel mondo della fotografia, appunto quando andrò magari a fare qualche girata in moto, spero presto. Visto che adesso, vabbè, siamo in zona gialla, però ha iniziato a piovere tutti i giorni, quindi appena comunque si potrà andare a girare, porterò con me la mia macchina fotografica e oltre a stampare le foto con la stampante, volevo un po' anche tenere dei ricordi su, diciamo, altri supporti. Infatti mi sono, diciamo, scaricato l'applicazione di Sal Digital, che è, diciamo, più che applicazione, un programma su internet, un sito su internet dove potete andare a comunque creare i vostri lavori da fotolibri, fotoquadri, tutte quelle cose lì. Sono idee comunque per me molto belle da tenere dei ricordi dei viaggi e tutto il resto, quindi vorrei un po', oltre che lasciare video su YouTube e comunque le foto sui vari social, Facebook, Instagram, tenere qualcosa a casa, diciamo, che ricordi un po' dei viaggi, delle girate e tutto il resto. Per questo ho preso la stampante per fare le foto, e comunque ogni tanto mi piacerebbe anche creare o far fare delle cose del genere. Adesso andrò a unboxare questo pacchettino che arriva appunto da Sal Digital, che contiene, ricordo, non è sponsorizzato, ma comunque se volete andare a vedere questo programma, ci sono comunque tanti altri siti che fanno delle cose del genere. Io sto trovando comodo con questa cosa. È il primo quadretto che prendo, che ordino. L'ho preso in alluminio con. Adesso andrò a estrarlo, davvero sembra, guardate, molto molto carino.
Adesso magari vado a spegnere la luce. Così non fa riflesso, guardate ragazzi, foto quadro in alluminio, non so se si vede bene, ecco, foto quadro in alluminio, è uscito anche abbastanza bene, un bel quadrettino da tenere sul muro, lo metterò questo in garage dove di solito registro i video. Vedete qua, poi avete dietro i vari attacchi, potete decidere di mettere distanziali, potete decidere un po' gli attacchi che volete. E questo l'ho pagato 30 euro. Comunque ogni tanto escono anche delle promozioni su questi tipi di siti, quindi io vi consiglio Saldigita. Comunque ci sono appunto, ad esempio, altri siti, ce ne sono davvero tanti. E questo mi sembra davvero un bel lavoretto. Ho preso appunto questo cosa per avere dei ricordi delle girate. Quindi niente ragazzi, per questo video direi che è tutto. Io spero appunto che vi sia interessata anche questa cosa delle foto. Io mi cercherò un po' di anche studiare tutte le varie obiettivi, tipi di obiettivi, quelle cose lì. Magari prenderò un libro dove studiare un po', però intanto sto andando un po' a occhio, cercherò appunto di migliorarmi sotto questo aspetto e magari, perché no, farne anche un secondo lavoro, fare qualche lavoretto anche nel mondo della fotografia. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto, restate connessi perché a breve si ritornerà un po' a fare qualche girata e grazie ancora e ciao ciao!